L'amicizia tra i popoli passa anche dalle arti e la frequentazione della poesia non può che contribuire a sgomberare luoghi comuni e pregiudizi. E così, mentre i rapporti economici e diplomatici tra Italia e Azerbaigian si rinsaldano ogni giorno di più, l'ambasciata di Baku a Roma presenta la pubblicazione del volume Le poetesse azerbaigiane, 8 secoli di letteratura. È un progetto della Fondazione per la Cultura e per il Patrimonio Internazionale Turco e contiene l'antologia delle poetesse azerbaigiane. Il progetto fa riferimento a un vasto periodo di tempo che inizia dal XII secolo e continua fino al periodo sovietico e include le poesie delle donne azerbaigiane. Ognuna delle poesie possiamo dire sia una perla e mettendole insieme viene creato un tesoro. Questo è un evento anche, credo che per far conoscere ancora di più la nostra cultura, il nostro patrimonio culturale, la nostra storia in Italia, e questi sono eventi che avvicinano i nostri popoli, le nostre società. Questa è una cultura che ha dato grande contributo alla civiltà mondiale. E questo è una testimonianza di come in quel paese, nonostante sia islamico, ed è un cliché che abbiamo noi in Occidente, che nei paesi islamici per forza la donna non può essere emancipata. Invece in questo paese, in cui c'è un approccio alla religione molto, molto laico, molto secolare, per molti secoli le donne hanno potuto esprimersi liberamente. A confermare l'attenzione crescente da parte delle istituzioni italiane verso il paese caucasico, l'incontro è stato aperto dalla rappresentante dell'Associazione Parlamentare di Amicizia Italo-Azerbaigiana. Tutte queste poetesse sono donne che, oltre a scrivere, hanno rivestito ruoli importanti, identificano la società azerbaigiana come una società nella quale la donna è molto importante. L'auspicio è che, anche tramite iniziative di questo tipo, la cooperazione tra i due paesi si possa arricchire di un nuovo pilastro, novello ma non meno importante.